Ragazzi, allora io mi ritrovo ennesimamente qua a dovervi spiegare le cose perché altre persone che non c'entrano nulla, che non sono nulla, si mettono in mezzo a parlare, tra l'altro dicendo che loro non c'erano e che raccontano i fatti che gli vengono dette solo da una parte, perché io non mi metto né a parlare, purtroppo mi ritrovo sempre qua perché poi fanno la foto, raccontano il gossip, la cosa, e sto sempre zitta, per questo poi la gente parla, perché io non riesco mai a dire le cose, sempre per cercare di tutelare i bambini, che tanto erano sempre presenti in ogni situazione, ci sono sempre stati, come anche nell'ultima aggressione premeditata avvenuta da due persone dentro una macchina davanti agli occhi del figlio Stasi, che lo implorava di fermarsi. Nessuno viene arrestato così, ok? Ad oggi nessuno finisce in galera così, io vengo attaccata perché è finito in galera, quindi io ho denunciato, sono una... Quindi quando muoiono le donne con i bambini, ha ammazzato lei e i figli, Allora poi dice poverina, bravi, complimenti. La gente in galera ci va da sola per quello che ha fatto, per tutte le denunce di tutto quello che ha fatto, nessuno si è inventato niente, perché non è che uno va in galera così, uno domani allora si inventa una cosa su una persona che gli sta antipatica e prendono e la mettono in galera. Non funziona così, funziona che se tu violi la legge, la legge poi ti punisce, ma non così, dopo anche tante cose, perché questa persona aveva anche un allontanamento, una restrizione che ha violato, ok? Dopo di avermi rotto il naso, dopo le percosse, dopo le minacce, dopo gli inseguimenti, dopo tutte le scene che hanno dovuto subire i bambini, perché erano sempre presenti i bambini, e io sempre per cercare di sminuire a loro questa cosa perché sono traumatizzati, poi che io sia brava, loro ridono e scherzano perché cerco sempre di buttargliela là, un altro conto, ma quello che loro hanno interiormente, sa, si è scioccato, ogni volta ha paura di uscire, di andare, che cioè voi non potete capire quello che sto passando, quindi per favore, ve lo chiedo per favore di non rompermi, di non mettervi in mezzo a questa storia, perché io non ne voglio parlare, basta, ci sta un processo, se ne sta occupando la giustizia, e per fortuna delle volte la giustizia c'è, per fortuna, perché per me ancora per fortuna, quindi per cortesia, anche perché io non volevo assolutissimamente che questa cosa arrivasse all'orecchio dei bambini, che tra l'altro la cosa più strana è che non chiedono dove si trovi, quindi già la loro serenità del non sapere che comunque c'è, cioè, che ho detto che lavora lontano. Io vi chiedo la cortesia di mettervi una mano sul cuore e pensare a Guendalina come persona umana, con un cuore, con dei sentimenti, con dei figli, una mamma che sta tutto il giorno con loro, che fa tutto da sola per loro, che è sola in tutto e per tutto, con tre figli, ok? Scusate se ho avuto questo sfogo, ma io veramente mi sono stufata ogni volta di sentire cattiverie da gente che non può essere manco chiamata gente, che sono da schifo, feccia, e che se il mondo è così è proprio colpa di queste persone, che la maggior parte delle volte sono sempre le donne, cioè le donne che parlano della violenza sulle donne, praticamente la violenza se la fanno da sole. Comunque è tutto uno schifo, è atroce, io non voglio più parlare, non ho mai voluto parlare, vi ritrovo sempre qui a doverlo fare, vi prego basta, perché io il mio lavoro ce l'ho, la mia vita ce l'ho, la mia famiglia ce l'ho, e non voglio parlare di questo, voglio parlare di sorrisi, di cose divertenti, e stop, grazie.